Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Si è appena conclusa la partita d'andata della Coppa Italia. Il Napoli vince a Milano per 0-1 e fa suo il primo atto. Ci sarà il secondo atto al San Paolo e poi la finalissima. Chi vince affronterà la vincente di Juventus-Milan e Milan-Juventus ovviamente del doppio scontro che si giocherà domani. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che potete seguirmi su tutti i miei social network, Instagram, TikTok, trovate tutto in descrizione, Telegram, potete seguirmi su Spotify, sia i podcast che le canzoni, e potete seguirmi sui miei altri canali YouTube in cui vi parlo di altro. Ci sono usciti due video, andate a cercarli, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Detto questo, vi dico una piccola chicca: se questo video dovesse raggiungere, perché non me va a farlo, se dovesse raggiungere gli 8.000 mi piace, domani vi porto il video di Viviano, che diventerà il nuovo portiere dell'Inter. Se no, no, parlo di altro, perché non è che mi sembra che Viviano ci abbia proprio vada per la maggiore, però gli interisti me l'hanno chiesto, quindi 8.000 piace qui sotto e domani vi parlo di Viviano e vi dico quello che penso. La decide Fabian con il gol, non il gol della vita, esagerato e esasperante, però con un gran bel gol, con un bellissimo gol, anche se Padelli, non dico che ha fatto una padellata, però mi sembra quasi che si sia buttato senza mani, nel senso che quasi sicuramente lì Handanovic ci sarebbe arrivato, poi magari se la sarebbe buttato dentro da solo, però probabilmente l'avrebbe presa. Invece Padelli mi sembra quasi si saltato senza mani. Nulla da togliere comunque al gol di Fabian, che appunto è una perla. Parliamo di Padelli, visto che poi domani forse andremo a parlare di Viviano. Parliamo di Padelli. Padelli oggi fa una cappella, fa una padellata e poi fa una cosa giusta. La padellata la fa all'inizio quando esce, praticamente de pugno, colpisce un suo compagno, sbraga tutti e per poco non prende gol. Meno male che appunto chi era lì? Fabian, forse lo stesso Fabian non va a chiudere, non va a tirare, gli è andata veramente bene. Ma al di là di questo, e poi invece fa un gran miracolo successivamente. Poi viene chiesto il colpo di mano, però prima c'è il miracolo di Padelli. Finisce il primo tempo, rigore per il Napoli non viene dato. Parliamone, il rigore per il Napoli, secondo me, la mano mi sembra fosse di De Vrij. Non c'è, perché De Vrij non guarda mai il pallone, perché la mano di De Vrij non va mai verso il pallone, perché il movimento è innaturale, perché praticamente non può fare nulla per non prendere il pallone, perché il contatto è troppo ravvicinato, quindi c'è la non volontarietà. Sì, ma da quest'anno la regola sulla volontarietà e sull'involontarietà non c'è più, non è vero, non c'è più in fase offensiva. In fase difensiva gli hanno cambiato nome, ma c'è. Quindi sì, c'è ancora, esiste ancora questa fantastica, fantasmagorica regola, e quindi secondo me il calcio di rigore non c'è. Poi, allora volevo dire una cosa, ma Manolas, no? Da quando è andato via da Roma? Ma sei rincoglionito? Ma non lo so, ma sarà che mangia troppa pizza a Napoli? Che cosa gli è successo? Cioè l'ho visto anche oggi, a parte che sembra tipo perennemente fatto male, ma proprio fatto ma male, nel senso di roba sbagliata. O non lo so, pure oggi tipo era da solo, perde un pallone da ultimo uomo come un rimbambito, poi invece di dare l'esterno, tra un po' concede l'interno, lo stava mandando verso fuori, c'era riuscito, invece di lasciarlo andare verso fuori e proteggere il pallone, che tanto non è che poteva andare a parte solo, lo stende con un fallaccio completamente a casa e prende il giallo. Io, senza parole, se vuoi fare questo, Manolas, fallo. Però non lo so, sono rimasto un po' senza parole. Oggi ho visto poco, anche molto merito del Napoli in fase difensiva, al di là di Manolas e di quella cappella, difesa molto compatta, ho visto poco il filtro Lukaku-Lautaro, se la so passata poco secondo me, si passava molto più dal centrocampo verticalizzando in avanti, invece che andare a fare i passaggi soliti che fanno tra Lukaku e Lautaro. Ve l'ho detto, forse perché la difesa l'aveva preparata bene, forse perché Gattuso l'ha preparata bene, quindi insomma in difesa il Napoli ha giocato molto molto bene. L'Inter comunque molto brava tatticamente, ho visto anche quando poi il Napoli andava ad attaccare, ma anche in 2 contro 2, in 3 contro 2, 3 contro 3, sempre la difesa dell'Inter faceva i movimenti giusti, quindi andava a scalare sull'ultimo uomo, quindi uno usciva e gli altri due coprivano, quindi andavano a fare i movimenti sempre corretti. Si sono comportati molto bene le due difese, insomma hanno tenuto a galla le due squadre. Non gioca Insigne, manca Insigne al Napoli, da quello che ho capito ha preso una botta in allenamento, tant'è che è arrivato tipo un panchina che è New Balance, cioè si è vestito da calciatore del Napoli, cioè le scarpe da ginnastica, quindi fa come te pare. Probabilmente avrà pensato, se spaccano tutti, avrà pensato Gattuso, butto nella mischia Insigne, che tra un po' effettivamente, perché ha fatto 3 cambi, e Fabian diceva mi sono fatto male, forse si è fatto, non credo, Fabian comunque in ogni caso ha chiesto il cambio, quindi forse si era fatto male, non lo so, force era troppo stanco, forse aveva dato tutto, forse non ce la faceva più, ma comunque non potevano toglierlo perché aveva finito i cambi, quindi se l'è giocata tutta. Insigne sarebbe stato poi l'arma, la carta, quella nel caso in cui se sarebbero spaccati tutti.
No, se fossero spaccati tutti, vabbè, insomma, avete capito. Però, fortunatamente per il Napoli, non è servito. Diciamo che è una mancanza grave, a parte quella di Handanovic, che poi è molto grave in questo momento, ce l'aveva anche l'Inter, che è appunto Esposito. Pare paradossale questa frase, perché poi voi mi direte: scusa, sì, ma un giovanissimo come fa a essere una mancanza così importante? Lo è perché l'Inter di fatto in panchina di attaccanti aveva solamente Sanchez, che nemmeno è una prima punta. Quindi, diciamo, di scelte tattiche, Conte ne poteva fare poche in avanti, era molto molto limitato, tant'è che poi Sanchez l'ha messo, non è che abbia brillato granché, però l'ha buttato nella mischia. Napoli, raga, io non voglio dire, non va voglio gufare, tra l'altro ovviamente in Europa, in Champions vi tifo, però guarda se va a finire che elimina il Barcellona. Ma perché era il discorso che vi facevo io, grattatevi tutti la wallara, come è giusto che sia. Era il discorso che vi facevo io, il Napoli non è scarso, ok? Il discorso del Napoli è che in campionato non ha più stimoli, perché i giocatori pensano di non poter più raggiungere la Champions, e dell'Europa League non gliene sbatte manco poca, non gliene passa manco poca, cazzo. E quindi in questo momento non gliene frega nulla, mentre in Coppa Italia sono un'altra squadra, che poi oggi non è che abbia giocato solo il Napoli, è stata una gara molto combattuta, però questa in campionato probabilmente finiva 3-0 per l'Inter con il Napoli che non scendeva in campo. Ok? Ecco, non vorrei che, anzi vorrei in realtà, che il Napoli in Champions scende contro il Barcellona, e non dico che gli fa una capoccia così perché il Barça è 10 vo volte, no, però è abbastanza più volte il Napoli, però magari lo prende alla sprovvista, gioca veramente bene e li mette in difficoltà. Sinceramente potrei aspettarmelo. Grattatevi tutti la wallara perché è giusto così. Gioca Eriksen, entra a partita in corso. Io penso che all'Inter questo Eriksen serva dall'inizio. È normale che Conte lo stia facendo ambientare pian pianino, perché buttarlo così nella mischia sarebbe molto 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 rischioso, e sono d'accordo con voi. Però ragazzi, quando Eriksen gioca a pallone, quando Eriksen gioca in campo, io non so poi se voi lo vedete, si vede veramente bene che sta giocando Eriksen. Si vede bene. Domani, mi raccomando, domani mattina alle 7 c'è un podcast su Ericsson, quindi non ve lo perdete, Spotify, un podcast su Ericsson domani mattina alle 7. Vi dicevo, si vede, anche oggi ha sbagliato probabilmente quando l'ha data a Sanchez, lì poteva anche tirare, però lì si vede la visione di un giocatore, la visione di gioco che ha, perché può tirare, ma vede il movimento di Sanchez che ha messo meglio e gliela dà perfetta. Poi Sanchez rientra, sbaglia, si impappina, si incarta. Però lì, secondo me, c'è un grande lavoro di Eriksen, che tra l'altro dopo va a calciare da fuori su una... Che era? Boh, su un tiro è esploso qualcosa. Su un tiro di Lukaku va a calciare da fuori, però lì poi invece il pallone viene deviato, non riesce a fare gol. Vi stavo dicendo, 0-1 che è molto buono per il Napoli. Magari un paio d'anni fa avrei detto che il Napoli aveva un piede e mezzo in finale. Un anno e mezzo fa, 2 anni fa, l'avrei detto, quando le vittorie fuori casa contavano veramente veramente tanto, perché una vittoria fuori casa ti indicava la retta via per arrivare al turno successivo. Adesso il discorso è un po' cambiato, nel senso che ovviamente il Napoli adesso è favorito, ha 2 risultati su 3 in casa, quindi deve perdere per uscire. L'Inter deve fare un mezzo miracolo, che però miracolo non è, perché se l'Inter dovesse vincere per dire 1-2 a Napoli, non mi sorprenderei, farei complimenti all'Inter, direi che è il Napoli che ha buttato la qualificazione. Però non mi sorprenderei, mentre un paio d'anni fa, quando veramente il fattore casa contava tantissimo, lo vedevamo anche in Serie A, ecco lì magari invece mi facevo un po' più di domande. Brozovic oggi mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto, sempre sempre precisissimo, anche quando va a giocare in verticale, anche quando gioca il passaggio rischioso la dà sempre in modo molto preciso. Qualcuno mi chiederà, qualcuno vorrà sapere come la penso sul rigore non concesso su Danilo Tania Cagnotto D'Ambrosio. Ragazzi, non è cattiveria, però se io mi fossi appoggiato i piedi alla piscina e con le mani avessi spinto fortemente D'Ambrosio, spinto fortemente D'Ambrosio con le mani, probabilmente non avrebbe fatto con quegli addominali che c'ha quel volo che ha fatto in campo. Io capisco che quando corri basta un attimo che ti toccano, sei sbilanciato e voli, però santi Dio, lì lo sfiorano e tra un po' finiva in tribuna. Non ho capito, lì non ti possono dare il rigore, lì lo sai che non te lo danno il rigore, secondo me. Cioè addirittura proprio perché ti lanci, non lo so, come se fossi un suino. Ecco lì, raga, per me il calcio di rigore non c'è. Comunque, il Napoli quindi vince 0-1 in casa dell'Inter con il gol di Fabian. Io l'ho detto molto spesso, spero prima o poi che la Lega deciderà di fare una Coppa Italia, mi piacerebbe veramente tanto, a gironi. Nel senso, quantomeno fai tutti i turni preliminari, eccetera, e poi quando rimangono 8 squadre, li dividi in 2 gironi da 4, le prime due fanno semifinale e finale. Secondo me sarebbe una cosa molto più competitiva, molto più interessante, e secondo me prenderebbe anche più importanza, perché quando vai a fare i gironi, quando fai più match, quando secondo me sarebbe una cosa più figa. Non so, fatemelo sapere voi, mi raccomando, con un commento qua sotto. Vi ricordo, 8.000 mi piace, domani esce il video di Viviano. Grazie, a visto questo video, iscrivetevi a questo canale, voce la lala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.